Buonasera e ben ritrovati dal Palazzetto di Gorizia. Siamo passati alle finali nazionali maschili, sempre dal campo della Stella Matutina. Abbiamo il match che ci aspetta fra poco meno di un minuto tra la Virtus Bologna e la Borgomanero Basket giovanili. Abbiamo la sfida tra la squadra di Bologna che ha vinto ieri nel primo match contro Bernareggio per 68-50 più 18 per Bologna, mentre dall'altra parte Borgomanero è andata a perdere 48 a 70, meno 22 per la squadra che si trova questa sera a affrontare Borgomanero e dovrà provare a fare ammenda della sconfitta di ieri contro Roma, che le altre due squadre ovviamente le vedremo in campo nella partita delle 20. Questo doveva cominciare a 18, quindi avremo quantomeno un quarto d'ora di ritardo, ma comunque prefissata alle 20 la partita l'ultima partita della seconda giornata dei gironi qui per quanto riguarda quello di Gorizia nella sezione maschile delle finali nazionali Under 15. Adesso vediamo un po' quale potrebbe essere il tema della partita. Bologna che ovviamente ha l'idea di vincere anche questa per consolidare la leadership del girone e magari poi andarsi a giocare domani il big match dell'ultima giornata per lo scontro diretto per guidare il girone e qualificarsi direttamente alla seconda fase. Dall'altra parte invece Borgomanero deve rifarsi della sconfitta della prima giornata. Pronto il salto a due, direi siamo a pochi istanti dall'inizio della partita. Palla 2 controllata da Borgomanero che va a attaccare, portare il primo attacco della partita. Tanto pubblico anche per questa sfida qui alla Stella Funzionale. Floater di mano destra sbagliato, rimbalzo non credo controllato da Bologna, infatti rimane a Borgomanero il possesso con tutti i 14 secondi da giocare. Adesso vediamo come viene gestita questa rimessa dal fondo. Non c'è il backdoor, anzi sì, ma il passaggio è un po' troppo morbido, causa la palla persa, contropiede ben fermato però Farina non vuole attaccare, attacca invece Baiocchi che mette a referto i primi due punti del match. Arriva il pressing a tutto campo anche di Bologna, non arrivano raddoppi, semplicemente uomo a uomo tutto campo. Per adesso non mette in difficoltà la formazione ospite, adesso sì in realtà perché rischia i 5 secondi qui Oliveri. Posizione profonda in post basso, non servito. Si apre di nuovo proprio Oliveri che prende la penetrazione, non trova la conclusione e tocca, credo, proprio il numero 0 con i piedi però fuori dal campo. Qui ingenuità un po' da parte proprio dello 0 in maglia blu e quindi altra occasione per Bologna. Gira bene la palla, anche se perde per un attimo il controllo della boccia. Penetrazione in controtempo, bellissima da parte di Accorsi. Ed è 4-0 Bologna. Attenzione al contropiede da canestro subito. Rischia di scivolare, ma tiene in possesso del pallone solo per un attimo, perché poi lo va a perdere. Allora, altra transizione per la Virtus Bologna. Non si pensa questa volta alla tripla, palla tornata a Baiocchi che va in penetrazione, arresto, scarico, eccola la tripla dalla punta, mandata a bersaglio per Maurizi ed è 7-0, inizio caldissimo per la Virtus Bologna. Rischia ancora una volta di perdere pallone, poi chiamerà probabilmente il pick and roll. No, arriva il backdoor, bella palla anche se un po' troppo alta, sbaglia la conclusione ancora una volta qui Borgomanero con il numero 17 Rupil, 77 scusatemi Rupil. Uno contro uno, palleggio, arresto e tiro, altro canestro da parte di Bologna che ha fatto un inizio di partita clamoroso qui alla Stella Matutina. Non ne sbaglia una per adesso la formazione di Bologna, ovviamente non c'è da far presentazioni sulla Virtus Bologna che è fresca vincitrice dell'Eurocup, l'anno prossimo parteciperà alla massima competizione europea, ovvero l'Eurolega. Adesso si sta giocando lo scudetto alle semifinali di playoff per quanto riguarda la Serie A, ma questo a noi interessa poco.
ci interessa la partita di questa sera e ci interessa capire se arriverà la reazione di Borgomanero, perché sono 0 punti segnati in 2 minuti e mezzo e 9 subiti da parte di Bologna. Anticipo ancora una volta qui della Virtus, non arriva a recupero, però ancora in difficoltà l'attacco degli ospiti, tra virgolette, essendo in maglia scura. Ancora anticipo, riceve questa volta di nuovo Rupil. Penetrazione, scarico impreciso, ennesima palla persa di questo inizio, direi ennesimo recupero da parte della Virtus. Portano sulla palla tranquillamente nonostante il pressing in realtà non troppo forzato da parte di Borgomanero. Ancora una volta bellissimo uno contro uno, sbaglia, non controlla il rimbalzo offensivo e qui mi sa che viene fischiata la palla 2 e la freccia favorisce nuovamente Bologna. Time out direi praticamente obbligatorio per coach Villa, che dopo 3 minuti vede i suoi ancora a 0 e deve fermare l'emorragia offensiva e provare a pararsi su con il suo staff e i suoi giocatori. Dall'altra parte Bologna sta eseguendo tutto alla perfezione, 9-0 dopo 3 minuti. Si riparte, anzi siamo pronti a ripartire. Qualche problema al tavolo, forse col cronometro dei 24. Arriva l'ok da parte degli arbitri, allora si riparte sempre sul punteggio di 9-0 e rimessa nella metà campo offensiva per Bologna. Serie di smarcamenti, un po' di difficoltà nel fare la rimessa. Riceve poi alla fine Maurizi che scarica, rischia di perdere la palla qui Bologna. Si apre da 3 punti e trova la tripla. Molto bene qui Bologna, ancora una volta azione a gioco rotto che però si chiude con una tripla di Cavalli che mette i suoi primi 3 punti questa sera. 12-0 e arriva finalmente, direi no, neanche questo, veramente stregato il canestro in attacco per Borgomanero. Qui sembrava, era quasi stato praticamente indeciso qui Comin tra andare a schiacciare e fare una semplice layup, si è trovato nella via di mezzo che porta nient'altro che un errore e purtroppo per Borgomanero rimane ancora a 0 la propria formazione del già meno 12. Partita che non è assolutamente chiusa ma ha già preso una direzione piuttosto importante, perché più 12 dopo 4 minuti e soprattutto 12-0 così è davvero un parziale importante qui. Tra l'altro 2 tiri liberi anche per Bologna per il numero 66 a Corsi, sbaglia il primo e non di poco. Si prende qualche secondo in più per il secondo tiro libero e fa bene perché lo manda a referto e diventa 13-0 di parziale ancora aperto. Vediamo se finalmente riesce a rimettere a referto un qualche punto. Quantomeno porta a casa un fallo qui in penetrazione Oliveri. E allenta per un attimo il pressing di Bologna. Primo fallo per Accorsi. Gira la palla, vediamo, arriva il blocco cieco uno contro uno, infrazione di piede
che, lasciata giocare, rischia ancora un'altra palla persa, anzi la trova Bologna, sfrutta bene il fisico qui, ancora una volta Corsi, e fa una bellissima entrata in reverse. Inizio shock per Borgomanero, meno 15 subito. Penetrazione da parte di Oliveri, penetra e scarica, non trova ancora la linea di penetrazione giusta, eccola qua finalmente, non va neanche questa conclusione, molto bravo però a rimbalzo, ma sbaglia numero 23 Comin, bellissimo dietro la schiena, quasi perde la palla in una maniera o nell'altra, la controlla, apre per la penetrazione del proprio compagno di squadra, che qui si va un po' a incuneare in difficoltà in mezzo all'area di Borgomanero, che fa una buona difesa, rimane in possesso però per Baiocchi e la sua Virtus Bologna. Blocco cieco tra i due lì, ma non porta a nulla, se no una palla persa, 3 contro 2. Forse questo è il momento più giusto per mandare a referto questi primi due punti che arrivano finalmente dopo il tap-in vincente di Comin. Finalmente direi si sblocca la situazione del punteggio, comunque situazione critica per Borgomanero, che però adesso ha preso un po' di fiducia, di nuovo 3 su 2, arriva addirittura la layup, ma Comin sbaglia un altro layup e queste sono occasioni importanti da non sprecare per rimanere in partita con una corazzata come la Virtus Bologna. Bellissimo Eurostep da parte di Baiocchi, che mette altri 2 punti e rifirma il più 15 Virtus. Skip, passaggio liberato benissimo, la tripla ed eccolo qui che si sblocca anche il playmaker numero 0 Oliveri. Bella giocata questa di Borgomanero, che sfrutta la disattenzione difensiva di Bologna. Adesso c'è da provare a fermare l'attacco di Bologna, che sembra una macchina perfetta in questo primo quarto. Post basso, bel arresto di potenza e canestro facile. Ancora una volta Baiocchi, che si sta ergendo a protagonista assoluto di questo primo quarto. Rischia tantissimo la palla persa, anche un po' fortunoso questo rimpallo per Borgomanero, che passa la metà campo a fatica, si butta dentro qui molto bene, porta a casa il fallo numero 10 Francesco. 2 tri liberi per Borgomanero e primo cambio, esce il numero 20 Biardi e fa su esordio in partita questa sera Tadini. Un po' sfortunato anche secondo tiro libero, bravo però il mio entrato Tadini a farsi trovare pronto e subito a mettere a referto 2 punti dopo il rimbalzo offensivo. Primo vero errore di Bologna in questo inizio di partita, bellissimo crossover dall'altra parte, scarico per la tripla che non va a bersaglio per la transizione di Borgomanero, che dopo i primi 3 minuti un po' di paura, quasi di timore riverenziale nel giocare contro la Virtus, prende coraggio e mette un paio di bei canestri a referto e comunque a meno 10, ma adesso c'è una partita qui alla stella mattutina. Sbaglia un tiro Baiocchi e c'è occasione per la transizione, bella difesa da parte di Bologna che ferma la transizione, riceve Comin, vuole provare a giocare uno contro uno, virata e direi infrazione di passi sacrosanta. Triplo cambio per Bologna addirittura. Prima dell'errore in precedenza, a meno che non abbia tirato la 2 di Cavalli, era 100% la 3 di Bologna in questo inizio, anche aiutata magari, come dicevo, da un inizio poco presente dal punto di vista della concentrazione da parte di Borgomanero. Intanto però aperta la tripla lunga sul secondo ferro, molto bene il tagliafuori per Borgomanero, che riesce a portare il pallone dall'altra parte, palla sotto per Rupil che poi esce e la dà a Comin,
non trova il canestro, ma trova il fallo subito, e quindi saranno verosimilmente due tiri liberi per il numero 23, che è uno di quelli più attivi e più presenti all'interno di questo primo quarto. Fuori dopo un paio di rimpalli sul ferro il primo tiro libero. Servono anche questi tiri liberi e punti facili potenzialmente dalla lunetta per ricucire questo svantaggio. Uno su due quantomeno, e torna in singola cifra di svantaggio qui Borgo Manero. Uno contro uno a tutto campo, non trova la conclusione. Eccolo il neoentrato Zerbini, che grazie a lui va di nuovo a più 11 Bologna sul 21-10. Qui però eccede nel pressing, ma è molto molto bravo qui Rupil a far vedere il contatto, e ha anche ragione nella protesta qui coach Venturini, perché è il giocatore di Borgo Manero ad essersi spostato verso il difensore, però è chiaro che il difensore deve essere bravo a reagire quando l'attaccante fa questo spostamento, e quindi non essendosi spostato è arrivato il contatto. Fallo, bonus esaurito e due tiri liberi. Buono il primo, meno 10 di nuovo, e col secondo può tornare a meno 9 la formazione ospite. Non va anche questa volta, continua lo sono due. Comin però lavora benissimo a rimbalzo e porta a casa il possesso extra per la propria squadra. Davvero buon lavoro sotto le planche del numero 23 in maglia blu in questo inizio. Rimessa lunga per Rupil, sotto per Comin, che trova un bellissimo gancio sinistro dopo il movimento in post basso. Allora è meno 8, è tornata definitivamente in partita Borgo Manero dopo un inizio shock. Bologna non trova la conclusione, 10 secondi a giocare nei 24, isolamento e scarico, buona difesa qui di Borgo Manero, passo e tiro che non va, anche un po' sfortunata la Virtus in questa situazione, rischia l'infrazione di passi, rischia anche la palla persa, direi che la trova, sì, la trova qui Rupil, ma non precisissimo il passaggio qui di Romeo. Ennesima palla persa di questo primo quarto. Cambio per Bologna che fa uscire Maurizi e fa esordio in partita questa sera Gabriele col numero 23. Vediamo l'ultimo minuto e mezzo di primo quarto se andrà a favore ancora di Bologna o ci sarà un ricongiungimento nel punteggio da parte degli avversari. Fallo commesso da parte di Preti, non è ancora in bonus qui Borgo Manero, quindi per sua fortuna non saranno due tiri liberi. Primo fallo per il numero 6 che è entrato da poco in campo. Rimessa dal fondo, 15 secondi da giocare. Si prende la tripla dopo un po' di secondi di esitazione. Non un bellissimo tiro questo da parte di Domenichelli, un po' affrettato dall'altra parte, vola in transizione la squadra di Coach Villa, che però non trova i due punti. Adesso si va nelle mani sicure e direi molto proficuo in questo primo quarto, non in questa situazione però per Baiocchi. Tappina bersaglio di Gabriele, che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Ancora il pressing che mette molto in difficoltà qui l'attacco di Borgo Manero. Arriva però la buona posizione, non precisissimo il passaggio, e difatti palla persa. Qui un po' e un po' direi le colpe della palla persa. Poteva forse andare con due mani però dall'altra parte effettivamente il passaggio di Tadini è un pelo troppo lungo, è un po' difficile da ricevere. Inizia l'ultimo minuto, più 10 Virtus. Uno contro uno, bellissima difesa da parte di Rupil, che ruba questo pallone dalle mani disattente del giocatore di Bologna, e due punti facili facili per gli ospiti, che si riportano a meno 8 quando mancano 30 secondi da giocare nel primo quarto. Quindi un'azione per parte verosimilmente,
isolamento per Baiocchi. Vediamo cosa ne viene fuori. Il crossover è molto buono, però poi è molto buona anche la difesa di Tadini. Non è ancora in bonus la squadra ospite, quindi tutto sommato ci sta, per quanto mi pareva evidente dalla faccia del giocatore numero 24 che non fosse stato speso volutamente questo fallo. Comunque buon per lui, la squadra non è in bonus. 12 secondi sul cronometro, 24 per Bologna, deve inventare qualcosa. C'è tempo forse per giocare un pick and roll? No, ennesimo isolamento per Baiocchi, non si fida, prende il tiro, pesca comunque un buon passaggio, bravissimo a rimbalzo sotto, però non trova i due punti. Qui il giocatore della Virtus rischia e mette a effetto un grandissimo canestro, il numero 77 per Borgomanero Rupil, che dopo un inizio negativo suona la carica per la formazione ospite, che si ritrova solo sotto di 5 a fine primo quarto. 23-18 il punteggio qui alla Stella Mattutina. Pochi secondi all'inizio delle ostilità tra le due squadre per quanto riguarda il secondo quarto. Primo parziale in realtà che è stato diviso in due metà, i primi 5 minuti largamente a favore di Bologna, poi è stata molto molto brava qui Borgomanero a rientrare in partita sul meno 5 negli ultimi 5 minuti del primo quarto. Abbiamo come top scorer Baiocchi con 6 punti per quanto riguarda Bologna in questo primo quarto. D'altra parte sono 6 punti per Rupil, con quella prodezza da 3 punti proprio sulla sirena del primo quarto, che dovrebbe dare un bel po' di iniezione di fiducia alla squadra in maglia blu. Eccola qua la fiducia che si tramuta in 2 punti ed è meno 3. Era troppo presto ovviamente per dire partita finita dopo 5 minuti. È chiaro che però magari non era così semplice da pronosticare una rimonta quasi conclusa da parte di Borgomanero, visto l'inizio shock da parte dei ragazzi di Coach Villa. Altra vittoria difensiva. Cominci dimostra anche le sue grandi doti da palleggiatore nonostante la sua altezza. Vediamo se viene data la palla sotto. Sì, e sbaglia però in maniera abbastanza incredibile, anche un po' sfortunata qui Tadini. Tiene il possesso comunque Borgomanero, che però poteva avere l'occasione già di essere sul meno uno. Se lo dovrà riconquistare in questo possesso o nei prossimi, vedremo. Rimessa lunga per Rupil, messo in difficoltà dal pressing della difesa avversaria. Pallone un po' difficile per Comin. C'è la tripla aperta dentro fuori, rimbalzo in attacco però ancora una volta di Comin.
che trova il backdoor di Tadini. Non si capiscono i due, ma la palla rimane ancora una volta nelle mani della formazione ospite, che si trova però con solo 8 secondi a giocare sui 24. Riceve scarico Rupi dalla rimessa, sbaglia la tripla, ennesimo rimbalzo offensivo, e questa volta finalmente direi mette a referto due punti Borgomanero, meno 1. Pronti altri due cambi per Bologna, vediamo se adesso viene attaccato Comin. Sì, porta a casa il fallo qui, molto bene Maurizi sulla penetrazione, però non va il canestro più fallo qui. Coach Villa giustamente direi urla di non saltare i propri ragazzi, perché Bologna sta prendendo tanti vantaggi dalle finte e dalle finte di tiri e passettieri che ha fatto all'interno di questo primo tempo. Cambio per Tadini, che ha sbagliato è vero qualche tiro da sotto, però si è fatto trovare prontissimo dalla panchina in questa partita, è anche merito suo se la formazione di Cosfila ha ricucito lo svantaggio nel punteggio. Si muove da questo 23 finalmente Bologna con il primo tiro libero di Maurizi. Buono anche secondo, più 3 di nuovo per Bologna. Palla sotto per Comin, vediamo se si va a giocare l'uno contro uno, direi di sì, passo, tiro e fallo subito da parte del numero 23. E direi commesso dal suo omonimo di numero in maglia bianca però, ovvero Gabriele col numero 23, primo fallo personale per lui, altri due tiri liberi per Comin. Buono il primo e meno 2. Sbaglia il secondo, rischia di portare a casa il rimbalzo offensivo, ma niente da fare, tiene il possesso Bologna, che però deve sbrigliare un po' la difesa di Borgomanero, che la sta mettendo tanto in difficoltà a partire dalla seconda metà del primo quarto. Bel crossover qui, ma non porta a nulla. Dall'altra parte attacca in uno contro uno Bologna, che sta dando tanta fiducia ai propri giocatori nelle loro potenzialità di uno contro uno, più che magari dei giochi ben costruiti di squadra. Per adesso ha funzionato, ma quando Borgomanero ha alzato un po' il livello dal punto di vista tecnico e anche fisico della difesa, si è trovato un po' in difficoltà Bologna. Difatti testimonia i soli due punti segnati in questi primi due minuti. Vediamo se diventano 5. Sì, diventano 5 con la tripla da parte di Accorsi, che ridà un po' di fiato al vantaggio di Bologna sul più 5. Già partita dall'altra parte l'azione, ma è cambio di perno e infrazione di passi, palla persa. E altra occasione per tornare a provare un allungo, o un mini allungo quantomeno per Bologna. Alzato un po' il pressing anche qui Rupi, che va a pressare a tutto campo, niente di che, niente a vedere con il pressing estenuante che abbiamo visto prima da parte di Roma per quanto riguarda le finali nazionali nel lato femminile. Qui contro infrazione di passi, uno pari, palla al centro e rimessa per la formazione maglia blu. Attacca bene qui però poi Rupil perde il tempo del passaggio e rischia di farsi soffiare via il pallone, pesta la linea laterale qui Gabriele e non porta a casa il recupero. Doppio cambio per Bologna, entrano in campo Farina e Gorgati col numero 67 e 69 rispettivamente. Rimane in campo Rupil, che non credo sia ancora uscito. Rimane a terra un giocatore della Virtus, Rupil è bravissimo a vedere la distrazione degli avversari o comunque l'incidente di percorso a centro area e porta a casa due, l'assist per i due punti facili del compagno. Bellissima penetrazione qui da parte di Accorsi.
battuto il pressing poi di Bologna, slalom a tutto campo, rischia di uscire dal campo ma tiene qui il controllo della palla Francesco. Giro e tiro bellissimo da parte di Romeo, è tutta un'altra partita rispetto ai primi 5 minuti del primo quarto e qui anche Francesco a pressare a tutto campo. Non è molto d'accordo il numero 10, però anche lo staff dice bravo lo stesso e sì, c'era il fallo, quindi stiamo con la decisione arbitrale, rimane il più 3 della Virtus, attenzione ai problemi di falli e alle questioni di bonus che possono essere importanti verso la fine della partita, visto che per adesso sembra una partita che potrebbe decidersi solo nei minuti finali. Ancora Corsi alla mano calda, sbaglia questa volta a rimbalzo Comin che lancia anche la transizione, vuole fare tutto da solo, girata, virata e canestro, che giocata da parte del numero 23, meno 1 per Bologna, anzi scusatemi, più 1 per Bologna, meno 1 per Borgo Manero, ma dall'altra parte ancora penetrazione and one da parte del numero 24 Baiocchi, che per adesso è una spina nel fianco praticamente irrisolvibile per la difesa di Cosvilla. Buono anche il tiro libero supplementare, più 4 di nuovo per Bologna, però disattenzione clamorosa e contropiede da tiro libero, mi sembrava un'abbastanza palese infrazione di passi non fischiata, probabilmente valutata come passo zero questo qui. Ancora una volta Baiocchi è letteralmente immarcabile, questa volta Bologna oltretutto recupera anche il pallone, non c'è lo sfondamento, neanche il fallo difensivo, occasione sprecata per allungare per Bologna. Transizione che questa volta viene marcata bene, bucato il passaggio, la tiene comunque il pallone, bella finta, bella penetrazione, sfortunato, c'è stato un tocco della retina anche non segnalato, fase un po' caotica della partita, scarico a Corsi, penetrazione di mano destra, trova il canestro, trova anche il fallo, tiro libero supplementare in arrivo per il numero 66, che giocate, che due giocate, una di Accorsi e una di Baiocchi, una dietro l'altra per ridare un po' di vantaggio, un po' più di sicurezza in questo secondo quarto alla Virtus, più 6 adesso prima del tiro libero, cambio per Francesco e torna in campo Preti, è arrivato in doppia cifra nel frattempo a Corsi in questo match, 12 punti per lui con 4 su 6 dal campo e 2 rimbalzi e un recupero per lui in poco meno di 9 minuti di utilizzo, può arrotondare adesso a quota 13 chiudendo il gioco da 3 punti, eccolo qua e torna con un piccolo cuscinetto di vantaggio la Virtus sul più 7, contropiede ancora una volta da canestro segnato e questo è un grave errore da parte della Virtus perché va bene concedere contropiede da canestro sbagliato o da palla persa, da tiro libero segnato o da canestro segnato e un errore molto grave da parte della difesa di Bologna e anche per questo sta facendo rimanere in partita la squadra ospite qui e cede forse un po' nel pressing Comin che difatti poi si fa battere troppo facilmente, salta sulla finta ancora una volta, sono due punti facili che sembrano facili ma facili non sono, mi verrebbe a dire Di Maurizio, più 7 di nuovo per Bologna. Siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto, c'è un po' di spazio per Preti che non si fida di prendere la tripla, mette un po' in difficoltà il suo avversario, step back corto sul primo ferro, la carambola premia di nuovo Oliveri che mette due punti facili, adesso è Bologna ad andare in contropiede da canestro segnato, che stoppata clamorosa da parte di Oliveri però non porta al recupero. Baiocchi ancora una volta, Indiana move che però non chiude con il tiro, tripla da scarico, sono visto male da parte di Gorgati, assist da parte di Baiocchi, come si suol dire sta facendo pentole e coperchi in questa partita, lob un po' troppo lento, letto bene dalla difesa, bella finta, bel passo e tiro, si alza ancora di toni la partita qui alla Stella Mattutina ed è meno 6 per Borgo Manero.
gira bene la palla la Virtus, ne ha appena messo una e ne mette un'altra qui, però disattenzione difensiva che costa caro di Oliveri, perché non puoi concedere una tripla così aperta a uno che ne ha appena segnata una l'azione precedente. Fa 2 su 2, 6 punti consecutivi Gorgati e ridà il più 9 alla Virtus. Timeout obbligatorio per coach Villa quando mancano 3 minuti e 43 alla fine del primo tempo. Si è preso tutti i secondi a disposizione, forse qualcosa in più anche coach Villa per dare tutte le indicazioni del caso al proprio quintetto in campo e in generale alla propria squadra. Erano entrati tra l'altro in 6 in campo i ragazzi di Borgomanero, prettamente subito richiamato in campo uno dei 6, così da non andare in corso a fallo tecnico o cose del genere. Pressing a tutto campo, battuto abbastanza bene da parte di, sì, direi più che bene. Arriva la palla sotto per Comini, arriva una super stoppata da parte di Maurizi, che però tiene comunque il possesso con 17 secondi da giocare sui 24. Bella rimessa, penetrazione sulla linea di fondo di mano sinistra, molto bene per il numero 20 Piardi, che riporta la formazione ospite sul meno 7. Ancora accorsi in penetrazione, passo e tiro che non va a referto, molto buona la difesa di Oliveri. Qui passaggio troppo difficile per Preti, che butta via il pallone. A proposito di passaggi difficili, anche questo non facile, tiene il possesso Bologna. Dietro la schiena non c'è il fallo, non c'è l'infrazione di piede, si lascia giocare qui questa sera e poi Preti perde il pallone. Deviazione della difesa di Bologna, che poi palla carambola sul piede del numero 6 e palla persa per Preti. Non c'è la penetrazione questa volta per Bologna, tanto per cambiare si torna nelle mani di Baiocchi, che questa volta la dà via per il proprio compagno di squadra, che si prende lo spazio dell'uno contro uno e ne mette altri due Maurizi. Backdoor, bella palla da parte di Rupil, che però non trova il canestro del suo compagno di squadra, ma viene fermato dal fallo e per questo non riesce a trovare la conclusione da sotto. Time out di nuovo adesso per, invece questa volta per coach Venturini. Si ripartirà poi dopo la pausa con la rimessa dal fondo per la Borgomanero Basket giovanili, che sta tenendo duro in questa partita nonostante lo svantaggio di meno 9, ma visto l'inizio traumatico di 15 se non 17-0, tutto sommato non sta andando troppo male questa partita per i ragazzi di coach Villa. È chiaro che però adesso in questi ultimi 2 minuti e 30 sono chiamati a provare a ricucire ancora un po' più lo svantaggio per provare poi a giocarsela nel secondo tempo.
come si diceva allora dopo il time out, rimessa dal fondo per la formazione maglia blu, tutti e 15 secondi da giocare sui 24. Rimessa per Rupi che non ci pensa due volte ad attaccare, scarico, tripla non mai costruita, sbagliata, ma bravo ancora una volta qui Oliveri a rimbalzo. Un po' di difficoltà, poi non trova la palla sotto, deve trovare l'uno contro uno, ma palla persa. Ottima difesa, ottimo recupero da parte di Domenichelli, ancora una volta in transizione anche di mano sinistra. Che partita che sta giocando Baiocchi, direi MVP del match per adesso, ampiamente in doppia cifra il numero 24 per quanto riguarda la Virtus Bologna. Ancora in difficoltà qui, poi in una maniera o nell'altra ne esce con una conclusione anche abbastanza facile Borgo Manero. Rimbalzo in attacco però, Oliveri chiama la palla sotto, vediamo se riceve, prende bene posizione. Fallo fischiato a suo favore, fallo da parte di Gorgatti. Qui inciampa purtroppo Oliveri e non trova ovviamente il fischio arbitrale, trova invece sì la palla persa e quindi può di nuovo provare un secondo tentativo di fuga la Virtus, sperando per loro che ovviamente possa essere quello definitivo. Qui raddoppiato giustamente Baiocchi, visto la sua grande prestazione in questo primo tempo, tocca ma non controlla Rupi la rimbalzo difensivo, palleggio se tiro ancora una volta non va ed è ennesimo rimbalzo in attacco, tocca la difesa ma non controlla Bologna, un terzo extra possesso, palleggio se tiro, mi sa che arriva un altro rimbalzo, qui poteva starci effettivamente la spinta a rimbalzo, però la palla premia comunque Bologna e ci pensa lui come al solito Baiocchi, che arriva a quota 15, sì, 15 punti segnati per il numero 24. Fallo difensivo adesso per Domenichelli. È due volte che l'hai tirato. Almeno abbi coraggio di star zitto. Qualche chiarimento direi tra i due arbitri, non so in materia di cosa, probabilmente qualche richiamo per il coach della Virtus. Tutto a posto dopo i chiarimenti, ovviamente minacciato tra virgolette di tecnico il coach della Virtus, quindi la prossima potesta partirà il tecnico, il tiro libero regalato alla squadra avversaria. Nel frattempo Comin, passo e tiro non va, tocca ma non controlla il rimbalzo, niente da fare, bloccata a 39 da un paio di possessi Borgo Manero. Dall'altra parte Bologna invece nell'azione precedente ha messo a referto due punti e qui sbaglia con un po' di sfortuna anche, transizione col passaggio leggermente troppo lungo per Oliveri. Applaude comunque coach Villa perché questo è il modo giusto di difendere e poi quello di partire in transizione. Altro time out per il coach della Virtus, ovvero coach Venturini, e quindi 38 secondi a giocare, si vuole studiare bene quella che potrebbe essere probabilmente l'ultimo attacco di questo primo tempo. 52-39 in favore della Virtus Bologna. Rimessa dal fondo
Allora per Bologna, 38 secondi da giocare, come si diceva poco fa. Baiocchi è arrivato a quota 15 e non potrebbe non avere finito in questo primo tempo. Sbaglia però questa volta, stranamente direi, una conclusione. Ci sono un paio di secondi di discrepanza tra i due cronometri, un po' pericolosa questo passaggio di Oliveri. Si va sotto da Comini, che si gioca l'uno contro uno, passo, tiro, non trova il canestro ma trova il fallo da parte di Maurizi, che si teneva sulle braccia. Infatti non credo che il fallo l'abbia fatto con le braccia, quanto più che altro col movimento dell'anca. Due tiri liberi allora per il numero 23 in maglia blu, che sta giocando un ottimo primo tempo con 8 punti, 9 rimbalzi, 3 assist addirittura. Potrebbe arrivare quindi in doppia cifra con 2 su 2 tiri liberi. Buono il primo, che riporta gli ospiti a meno 12. Dentro fuori il secondo, quindi niente doppia cifra, e rimane invece in doppia cifra lo svantaggio di Bologna. Adesso palla nelle mani di Baiocchi, dubito ne uscirà, invece sì, perché fa una super lettura, ma altrettanto super la stoppata. Occhio che Rupin ne ha già messo uno da centrocampo, non va così distante dal secondo, era già pronta tutta la panchina di Borgo Manero a saltare per aria sul 2 su 2 sulla sirena. Finisce così 52 a 40 il primo tempo a favore della Virtus Bologna. Direi meritato il vantaggio, ma per quello che si era visto nei primi 5 minuti ha avuto una grande reazione Borgo Manero, top scorer della partita come si diceva in precedenza, con 15 punti Baiocchi. E noi ci rivediamo dopo 10 minuti di interruzione, sempre qui alla Stella Mattutina di Gorizia.
40 secondi prima dell'inizio del secondo tempo della sfida tra la Virtus Bologna e la Borgomanero Basket giovanile. Siamo sul punteggio dei 52-40. 52 punti segnati nel primo tempo non sono per nulla pochi, 23 punti nel primo quarto e 29 nel secondo per Bologna. È arrivata comunque la reazione nel secondo quarto da parte di Borgomanero e vediamo se riuscirà a rientrare definitivamente in partita. Era tornata anche sul meno uno, però poi Bologna con una reazione di orgoglio è stata brava a tornare in doppia cifra di vantaggio. Vediamo quale partita ci aspetterà, se quella dell'inizio col 17-0 per Bologna oppure quella del cavallo tra primo e secondo quarto, dove invece la formazione di coach Villa è tornata definitivamente in partita. Pronti all'inizio delle operazioni, ricordiamo Baiocchi, MVP del primo tempo per Bologna e top scorer con 15 punti, dall'altra parte Comin, top scorer con 9 e 9 rimbalzi, quindi doppia doppia apparecchiata per lui. E direi che la prima azione sorride a Bologna, tripla con diversi metri di spazio dimenticato sul l'arco del 65 qui i cavalli, palla sotto per Comin, marcato da due persone, non trova il canestro, tocca il rimbalzo ma non controlla e cede nel pressing qui a tutto campo Oliveri. Fallo del numero 0, credo sia almeno il secondo fallo personale, anzi no, il primo probabilmente è precedentemente Rupil che è andato a commettere falli in pressing. Buon per il numero 0 che può tranquillamente giocare e difendere senza pensare ai problemi di falli. Giro e non tiro ma passaggio, vediamo se ci fa vedere anche la mano buona da tre punti. Per adesso no, Baiocchi è l'unico fondamentale che non ci ha fatto vedere in questa partita per adesso, il numero 24. Pressing ancora di Bologna, ben gestito da parte di Rupi, che poi però ferma il palleggio un attimo troppo presto e mette un po' di difficoltà ai compagni di squadra. Qui cade sulla difesa di Bologna, deve inventarsi qualcosa qui e se lo inventa portando a casa il fallo Oliveri. Non credo saranno due tiri liberi ma semplicemente rimessa dal fondo, ma per come si era messa l'azione non un brutto affare direi. Rimessa laterale infatti per la formazione ospite, anzi no, rimessa dal fondo, se ne va a occupare Tadini che ha giocato poco ma è stato importante nelle pieghe della partita, il numero 24. Rupil riceve, non ci pensa due volte, scaglia la tripla ma la sbaglia. Transizione di Bologna, 3 contro 3. La gestisce bene il rientro difensivo e quindi adesso può attaccare in uno contro uno. Fermato dalla difesa, tripla a bersaglio da parte di Gabriele. Anche qui un tiro un granché costruito, però le mani buone dei giocatori della Virtus si fanno vedere. Mettono a riferto il canestro del nuovo più 17. Dall'altra parte risponde Borgomanero. Scarico di Rupi, le due punti facili facili di Tadini. Meno 15 di nuovo. Penetrazione di nuovo ancora una volta, 5 punti in fila per Gabriele che si sta alternando in questo terzo quarto a Baiocchi. Qui rischia il fallo la difesa di Bologna, non lo commette, perso per un attimo il giocatore in maglia blu ma poi recupera la difesa di Bologna e lancia l'ennesima transizione. Eccolo Baiocchi che sfonda la difesa avversaria, sbaglia però uno dei canestri, uno dei tiri più facili presi questa sera. Rimane a più 17, come giustamente affida la palla nelle mani del proprio playmaker. Palleggio, prova il lob, lo trova molto bene qui Comin, segna da sotto. Bravo Comin, ma molto bravo anche Rupil col passaggio nel momento giusto, al posto giusto a dare il meno 15 di nuovo. Qui fallo sacrosanto fischiato ai danni di Oliveri e secondo fallo personale, non è esaurito il bonus quindi rimessa laterale, anzi no, due tiri, è stato dato la decisione, è stata presa sul
Movimento di tiro secondo la coppia arbitrale. E allora due tiri liberi per arrotondare il vantaggio e il tabellino personale per Accorsi. Che si trova già ampiamente in doppia cifra. Sbaglia però questa conclusione. Era 2 su 3 fino adesso dalla lunetta. Peggiora un po' la sua percentuale andando 2 su 4. E diventa addirittura 2 su 5, 0 su 2 dalla lunetta. Penetrazione, ancora si rinnova la sfida a campi invertiti, questa volta è Oliveri ad attaccare uno contro uno a Corsi e lo costringe a commettere fallo e anche a uscire, perché è il terzo fallo personale per il numero 66. Primo allarme per problemi di fallo per la Virtus Bologna, che comunque può gestire una rotazione molto profonda. Abbiamo visto anche prima Gorgati farsi trovare pronto con due triple consecutive e può gestire anche 14 punti di vantaggio, anzi 15 in realtà, che diventano 13 dopo il bel pareggio a tiro di Comine, che sta giocando davvero un'eccellente partita questa sera qui nella seconda giornata delle finali nazionali Under 15 maschili. Scarico e pesta la linea laterale il giocatore di Bologna, palla persa. È inerzia che sembra lievemente cambiata a favore di Borgomanero in questo frangente di partita. Blocco cieco, esce Rupil, piccherò laterale dimenticato sull'arco esteso da 5, trova la tripla. Toccata la rimessa dal fondo di Bologna, rimane nel possesso delle Vunere. Meno 10 però di nuovo per gli ospiti, con questa bomba importante di Ruppi che dà un po' di fiducia alla formazione di coach Villa. Passo e tiro, anzi passi e tiro da parte di Bologna e in particolare di Gabriele, che perde un altro pallone. E allora adesso Borgomanero ha l'occasione di nuovo per tornare in singola cifra di svantaggio. È vero che Bologna sembra sempre in controllo della partita, ma bisogna dare atto alla formazione ospite di non mollare mai e di aver ricucito già più di qualche svantaggio in doppia cifra. 15, anche 17 sono stati i punti di vantaggio per Bologna. Non arriva la palla recuperata, solo deviazione del passaggio. E i due numeri 23 continuano a marcarsi a stretto contatto. 9 secondi a giocare sui 24. Rimessa per Comina, arriva il blocco per Rupil che chiede la palla in lob, gli arriva, torna la palla sotto proprio per Comin. 5 secondi da giocare, c'è spazio per la tripla, qui doveva tirare probabilmente Tadini ma non se l'è sentita, infrazione di passi e rimane sul più 10 Bologna. Palla nelle mani di Baiocchi, che non si è fatto vedere molto in questo terzo quarto. Bellissima azione di Bologna, extra pass per la tripla libera e ben costruita da parte di Cavalli, è segnata. Mano calda per il numero 26 maglia Virtus, che non ha tirato tanto ma quando ha tirato si è fatto trovare sempre pronto nel posto giusto al momento giusto. Devia la palla qui Gabriele, non porta il recupero, però costringe una rimessa dal fondo Borgomanero. Esce tra gli applausi della panchina e del pubblico qui presente a Gorizia Oliveri e torna in campo il numero 10 Francesco, che riceve subito, vediamo se va ad attaccare, non si fida, si torna da Rupil che ha giocato un'ottima partita fino adesso. Bellissima palla sotto per Comin, che palla da parte di Rupil che è uno dei più piccoli in campo ma riesce sempre a trovare la scelta giusta nel momento giusto nella metà campo offensiva. Dall'altra parte Baiocchi porta a casa il fallo e due tiri liberi per il numero 24 per sbloccare un po' questo 62 che è lì fermo da un paio di possessi di troppo per Bologna. Tornata nel frattempo a meno 9 Borgomanero grazie all'invenzione di Rupil in penetrazione.
meno 11, giustamente mi correggono, sono 9 punti e 4 assist per Rupi. La terza partita i conti cominciano a saltare, rimane meno 11 dopo l'errore di Baiocchi. Sbaglia anche secondo e incidente stradale dentro l'area tra i due numeri 23. Si accusa subito del fallo Gabriele. Ed è pronto il cambio per Bologna. Torna a sedersi in panchina Cavalli e invece torna in campo il numero 52, Venturi. Si lascia giocare il parquet, prendiamo questo paio di secondi per dare un occhio alle statistiche. Sta vincendo, è il primo parziale che Borgomanero sta vincendo in questa partita, 11-10 al momento quando mancano 4 minuti e 43 alla fine del match. Top scorer Baiocchi ancora, nonostante un terzo quarto un po' più silenzioso per il numero 24 in maglia Virtus Bologna. 15 punti per lui, 7 su 13 dal campo, mentre dall'altra parte 15 punti per Comin con 6 su 11 dal campo. Sono gli unici, Comin è l'unico giocatore in doppia cifra per Borgomanero. Dall'altra parte c'è anche Accorsi con 13 e Maurizi con 11. Sbaglia proprio Comin, apre fianco al contropiede di Bologna, ben difeso qui però, e infrazione di passi, saltello che porta alla ovvia infrazione e palla persa qui di Bologna. Torna in campo nel frattempo Maurizi e rimessa laterale per Borgomanero, che ha un'altra occasione, sono almeno un paio di possessi che può tornare in singola cifra di svantaggio, ma non ci riesce, non che voglia dire tanto tra meno 9 e meno 11, ma comunque è importante anche per far sembrare più vicina la rimonta, diciamo così, tra virgolette, degli uomini di coach, dei ragazzi di coach Villa. Una sorta di gancio di mano destra sbagliato sul tabellone, parte in transizione Baiocchi, bellissimo in and out, ma trova la stoppata di Tadini, che si vendica dell'errore in precedenza. Voleva il taglio qui probabilmente Rupil, riesce comunque a controllare la palla il suo compagno di squadra e poi trova una bellissima difesa della Virtus, che trova la stoppata, lancia il contropiede di Venturi, palleggio, arresto, scarico, gira la palla molto bene in questa situazione Bologna, si ritrova in possesso dall'altra parte Gabriele, post basso, tiro alla Dirk Nowitzki della Cicogna, bellissima realizzazione da parte del numero 23, di nuovo più 13 per Bologna. Prova a battere uno contro uno, non ci riesce qui Francesco, trova però il backdoor sul blocco cieco, Rupil ancora aperto da tre punti, lungo sul secondo ferro, si disturbano un po' a rimbalzo i due giocatori di Borgomanero, ma poi controllano il possesso. Virata, penetrazione, tiro difficilissimo da parte di Tadini, sbaglia perché la difesa di Bologna comunque è stata molto molto competente. Stiamo per entrare negli ultimi tre minuti del terzo quarto, Bologna sembra voler allungare di nuovo nel punteggio e lo fa a maggior ragione con questo end one da parte di Gabriele, che rimette tutti sul più 15 e avrà anche tiro libero supplementare da andare a convertire. Cambi per Borgomanero, esce il numero 20 di Biardi. Sì, esce il numero 20 Baiardi e torna in campo il suo compagno di squadra, nel frattempo due tiri liberi. Buono il primo del tiro libero supplementare dato dal canestro e fallo, non erano due tiri liberi ovviamente, e diventa più 16 per la Virtus, che è a meno 1 dal massimo vantaggio della partita, che è stato più 17 all'interno del secondo quarto. Adesso sembra di nuovo un momento di difficoltà per Borgomanero, che sta consumando tante energie ogni volta per rientrare sul meno 9 e poi fare difficoltà effettivamente a concretizzare la rimonta. Questo perché comunque dall'altra parte la Virtus è molto molto brava a tenere il vantaggio e anzi a incrementarlo. Bella azione questa volta, palleggio, resto e tiro
che è lungo sul secondo ferro, rimbalza in attacco, però c'è Rupil aperto da tre punti, sbaglia la tripla, tocca, combina rimbalzo ma non controlla, possibilità di transizione per la Virtus, ma in realtà è 2 contro 4, quindi si ferma giustamente qui Bologna. Baiocchi, palleggio, scarico, tripla aperta, ben costruita, ma in realtà solo airball per Maurizi, ed è timeout per Coach Villa quando mancano 2 minuti e 39 alla fine del terzo quarto, ed è più 16 Virtus Bologna. Rimessa da fondo campo dopo il timeout per Borgomanero, che si trova, come dicevamo pochi secondi fa, sul meno 16. Deve provare a fare qualcosa in questi ultimi 2 minuti e mezzo di partita per cercare di ritornare all'interno di questo match. Per quanto non ci sia mai uscita al 100%, c'è da dire che comunque la Virtus è praticamente in controllo dal primo possesso di questa partita. Bella giocata di squadra e 2 punti facili, ma neanche troppo in realtà, perché la difesa della Virtus era stata abbastanza buona. Tadini mette il meno 14, isolamento ancora una volta per Gabriele, c'era per un attimo Baiocchi aperto, è quello che viene cercato, attacca, ma molto buona difesa questa volta. Penetrazione, stanno finendo i 24, non se ne sono accorti i giocatori di Bologna, ed è una grande vittoria difensivamente parlando per Borgomanero. Qui anche la panchina della Virtus forse doveva fare qualcosa in più per segnalare 24 secondi che stavano scadendo. Certo è che comunque i giocatori che sono in campo dovrebbero sapere il cronometro dei 24, quindi errore un po' da tutte le parti qui per la Virtus. Torna in campo nel frattempo Accorsi e esce Domenichelli. Rupil marcato bene, va sotto da Comin che si gira, tira difficilissimo, forse un po' troppo difficile visto il raddoppio di Bologna, rimane a più 14. Scarico dal mezzo angolo, pulitissima l'azione, Gabriele mette 2 punti facili che valgono di nuovo il più 16. Pressing estenuante in questa situazione da parte della Virtus su tutto campo, su Rupi che sta facendo tanta fatica in questo frangente senza però perdere palloni. Molto bravo qui invece in penetrazione, si appoggia contro l'avversario Francesco e mette 2 punti a referto. Fallo subito da parte di Accorsi. Due tiri liberi, visto che è esaurito il bonus per ambo le squadre. Non ci hanno fatto vedere al tavolo quale sia il fallo di Rupil. Credo non abbia problemi di falli il numero 77. Buono il primo per Accorsi. Arriva la Virtus a quota tonda 70 punti, che sono davvero tanti, segnati in neanche 3/4 di partita, visto che manca ancora 1 minuto e 10 alla fine di questo terzo match della seconda giornata delle finali nazionali tra maschile e femminile nella sede di Gorizia. Diventano 71 i punti di Bologna, che di questo passo rischia di arrivare a quota 100. Direi che come era fallo quello di Rupil fatto in precedenza, altrettanto è questo fallo subito da Rupil. Bonus esaurito
come si diceva, e quindi due tiri liberi da una parte e due tiri liberi dall'altra. Buono il primo. E buono anche il secondo. Meno 14 di nuovo. Importante vittoria della difesa della, di Borgo Manero qui. Mancano 50 secondi da giocare alla fine del terzo quarto. Sarebbe importantissimo chiudere il quarto con un bel canestro per quanto riguarda Borgo Manero. Bella finta, però poi non arriva il canestro. In qualche maniera Bologna tiene il possesso del pallone. Sono due azioni da giocare praticamente. Baiocchi, bellissima lettura. Arresto, scarico per il taglio. Che giocata da parte del numero 24. Contro transizione. E mi sa di contro palla persa qui, ancora Bologna 3 contro 1, palleggio, arresto e appoggio. E questo è proprio quello invece che non ci voleva per Borgo Manero, che aveva l'occasione quasi per tornare a meno 10, invece viene rispedita al massimo svantaggio di partita. Tripla sbagliata, vola a rimbalzo ma non controlla qui Francesco. Addirittura Bologna avrebbe 2 secondi e 8 decimi da giocare per costruire un ultimo tiro e non si lascia scappare questa occasione. Coach Venturi, chiamando time out, andrà probabilmente a rimettere nella metà campo offensiva. Vediamo come gestirà questi ultimi 3 secondi, anzi 2 secondi e 8 soltanto che mancano alla fine del terzo quarto. Mette da fondo campo Bologna, 2 secondi 8 da giocare, vediamo se arriva il miracolo. C'è tempo per un palleggio, resto e tiro di mano sinistra. Sbaglia neanche di poco qui Baiocchi. Comunque buona idea chiamare comunque time out per coach Venturi. E allora finisce qui il terzo quarto, 7-5 addirittura, 75 punti segnati dalla Virtus, che sta giocando nella metà campo offensiva una partita quasi senza senso, perché siamo tranquillamente a quota 100 di previsione punti segnati alla fine del match. D'altra parte 57, che comunque non sono pochi punti segnati da parte di Borgo Manero, e mi facevano giustamente notare durante il timeout, siamo al 70% da 3 per Bologna, 7 su 10 per la Virtus, e quando si tira con queste percentuali è effettivamente difficile stare sotto nel punteggio. E a maggior ragione 75 punti segnati sono un bel malloppo da recuperare per Borgo Manero.
Ultime indicazioni di due allenatori, siamo pronti, mancano qualche secondo all'inizio dell'ultimo parziale. Bologna che sembra in controllo del match, ma vediamo se Borgomanero proverà una disperata rimonta in questo quarto. Si parte proprio con la rimessa a favore della squadra ospite in maglia blu. Rischia già di perdere il pallone, poi però anticipa troppo Bologna. Battuta dalla penetrazione di Tadini, uno dei più positivi dei suoi. Attenzione però al contropiede da canestro subito di Bologna, che avviene infatti. Non una bellissima transizione difensiva, qui è un po' squilibrata la difesa da parte di Borgomanero e due punti facili per Bologna, che continua a mettere punti a referto come se piovesse. Arriva a quota 77 adesso con questi due punti. Fallo subito adesso dall'attacco di Borgomanero e quindi rimessa laterale. 14 secondi a giocare sui 24, arriva il blocco cieco solito tra Rupil e Comin. Sbaglia questa tripla, tutto sommato non mal tirata. Rischia qui l'infrazione di passi, ma non la commette secondo gli arbitri Gabriele. Si gira la palla dall'altra parte, viene dato l'uno contro uno e un lato di campo da solo, però non trova la conclusione. Spaziature non felicissime questa volta per Bologna, però poi ci pensa Maurizi e il 7 su 10 diventa 8 su 11. E con queste percentuali effettivamente è difficile per qualsiasi squadra tenere botta nel punteggio contro la Virtus. Arriva a quota 80, a 8 minuti e 50 alla fine del quarto. È vero tra l'altro che tante conclusioni anticipano nel frattempo la difesa di Bologna. Controlla bene le tempistiche e lo spazio qui Zerbini e mette a referto due punti facili ed è massimo vantaggio qui. Rischia di toccare col piede la linea laterale Oliveri. Dicevo, è vero che qualche triple è stata lasciata un po' troppo facilmente alla difesa di Borgomanero, ma come in quest'ultima occasione qui con la tripla di Maurizi la difesa era stata buona, è semplicemente che l'attacco sta tirando con percentuali senza senso. Ecco, finalmente sbaglia una tripla a Bologna, tocca ma non controlla a rimbalzo. Rimessa nella metà campo difensiva, possesso per Borgomanero, come sempre Rupil a occuparsi delle operazioni di portare su il pallone, è stato molto bravo a gestire il pressing, ovviamente qualche palla persa c'è stata, ma comunque con una squadra come Bologna che ti pressa per 40 minuti tutto campo è naturale che qualche palla persa ci sia. Palleggio, arresto tiro e floater di mano destra per Oliveri, bel movimento da parte del numero 0, meno 21. Ultimi 7 minuti e mezzo che verosimilmente avranno poco da dire. Arrivano due errori consecutivi da 3 punti che aggiustano un po' le percentuali verso il basso di Bologna, rendendole un po' più umane, tra virgolette, diciamo così. Comini in penetrazione si schianta contro il muro ed è infrazione di passi da parte del numero 23. Palla persa. Cambio anche per Bologna. Esce Gabriele e torna in campo Farina. Dicevo 7 minuti e spicci che probabilmente non avranno molto da dirci di questa partita, però saranno comunque importanti anche per la giornata di domani, perché si gioca comunque sì ovviamente per la vittoria. La Virtus è sulla buona strada per andare in testa al girone con 2 vittorie e 0 sconfitte, dall'altra parte Borgomanero è sulla buona strada invece per andare a 0 vittorie e 2 sconfitte, ma non è ancora finito assolutamente qui il viaggio delle due squadre. Ci sono domani le due ultime partite del girone, abbiamo ovviamente ancora la partita delle 20 che sarà un po' in ritardo, ma insomma ci aspetta dopo quella tra Bernareggio e il Basket Roma. Tabellata da parte di Maurizi che non va, insomma tutti i minuti sono importanti, anche magari provare a ricucire un po' il punteggio per la differenza canestri potrebbe non essere male in ottica di passaggio del turno come miglior terza o comunque come spareggi
visto che ormai il primo posto è off limits, direi, tra Bologna e Roma in caso di vittoria nella partita seguente contro Bernareggio. Bella virata, passo e tiro, ma la difesa è ottima da parte di Comin. Raddoppio, palla impossibile questa dietro la schiena, anzi dietro la testa, arresto e tiro che trova i due punti da parte di Maurizi. Bologna che non mi sembra intenzionata minimamente a fermarsi col pressing a tutto campo. Bella azione questa qui però da parte di Borgo Manero, che porta a casa due tiri liberi con Oliveri. Giustamente qui coach Villa chiede ai propri giocatori di piuttosto fermarsi nella metà campo difensiva, perché sennò, come ha fatto in precedenza il proprio giocatore, fermarsi nella metà campo offensiva a pochi centimetri dalla linea di metà campo fornisce praticamente un difensore extra, in questo caso alla Virtus Bologna, dando il raddoppio più anche il terzo difensore della linea di metà campo, che non può essere ovviamente attraversata nell'altro senso, andando poi a perdere il pallone con un'infrazione di campo. Quindi è proprio questo giustamente che stava consigliando coach Villa. Buoni tiri liberi, cambio per Venturi e entra in campo il numero 27 per Bologna. Qui sgambetto, direi involontario, per Oliveri. Quarto fallo per il numero 0, che comunque ha giocato una buona partita. Possesso ancora per la Virtus, attacca, vuole attaccare quantomeno all'inizio Zerbini, poi gira la palla molto bene, c'è lo scarico in angolo, tripla sbagliata nonostante qualche rimpallo sul ferro. Ci danno quasi un po' fastidio i due ragazzi di Borgo Manero a rimbalzo. Comin prende la tripla senza paura, la sbaglia. Baiocchi prende anche questo rimbalzo qui, conduce la transizione, vediamo se attaccheranno. Vuole gestire il cronometro con un po' più di calma, giustamente si può anche cominciare a gestire il vantaggio, direi ex palla accompagnata nonché doppio palleggio fischiato ai danni di Bologna. Palla persa, ma punteggio che ormai rimane quasi scolpito sull'84-65, o comunque poco cambia, siamo sempre su questo più 19 tra le due squadre. A ulteriore palla persa qui, sfrutta bene il contatto, rischia quasi addirittura, saltando troppo Oliveri a rimbalzo, di commettere autocanestro. Un po' occasione sprecata qui per Bologna, dentro con la moto addirittura quasi per schiacciare Comin. Fallo giustamente fischiato ai danni di Farina. Bravo Comin però a non mollare mai, anche a partita praticamente finita, e porta a casa due tiri liberi. Rimbalza un paio di volte sul ferro ed esce il tiro libero del numero 23 in maglia blu. Sono 15 punti e 12 rimbalzi per lui, con anche 3 assist e una stoppata. Una signora partita, direi, nonostante ovviamente purtroppo la ormai quasi ufficiale sconfitta dei suoi. Rimbalzo offensivo e Oliveri porta a casa altri due tiri liberi dopo l'errore del proprio compagno di squadra della lunetta. Per Oliveri invece sono 11 i punti con 8 rimbalzi e di sicuro anche una stoppata, me la ricordo in precedenza, un gran zompo da parte del numero 0 che è un po' più preciso della lunetta, mette il primo. Sono, direi, i due migliori in campo, Comin e Oliveri, di questa partita, assieme a Ruppi dal punto di vista statistico, che ha 11 punti e 7 assist addirittura a referto. Dall'altra parte è rimasto fermo nel primo tempo a 15 Baiocchi, da lì non si è più mosso. Vediamo se adesso trova il momento. Scarico, tripla di Bologna che trova il fondo del secchiello e sono altri 3 punti per la Virtus, con Berlatti che mette i suoi primi 3 punti a referto. Dall'altra parte ancora una volta Comin l'ultimo a mollare.
And one, canestro subito, fallo subito dopo il canestro buono. È occasione per il gioco da tre punti. Sbaglia anche questo tiro libero Comin e si ritorna su questo meno 18. Sono in campo anche qualche seconda linea per Bologna, ma va bene in termini di finale nazionale far prendere un po' di fiducia a tutti i ragazzi del proprio roster, a tutte e due le parti, sia che si stia vincendo che si stia perdendo, perché possono tornare tutti utili i momenti successivi del torneo per in caso di infortuni, che ovviamente speriamo non ci siano, in caso di scelte tecniche. Qui dormita clamorosa da parte della difesa di Borgo Manero, che sembra avere un po' gettato la spugna in questo finale di quarto quarto. Siamo negli ultimi 4 minuti. Bologna rischia veramente forte di arrivare a 100 punti segnati. Con la forza dell'esplorazione Oliveri in penetrazione porta a casa altri 2 tiri liberi. Buono il primo tiro libero. E buono anche il secondo, che vale il meno 16. Brava però comunque a provarci con il pressing a tutto campo. Si espone però al contropiede di Bologna ed è molto bravo qui Gabriele con un Eurostep a mandare a referto i 2 punti. Qui palla persa. Ancora una volta la formazione ospite, non felicissimo del non fischio qui coach Villa, e quindi ennesimo recupero di Bologna che si avvicina a quota 100. Penetrazione che non trova lo spazio per tirare, riceve Maurizi che si prende la tripla in step back, sbaglia anche questa. Nel quarto quarto si sono molto abbassate le percentuali da 3 punti, ma quando doveva segnare la Virtus ha segnato, e come, rischia addirittura di mettere a sedere qui Oliveri, l'attaccante di Bologna. Anche sfortunata qui la Virtus con la tripla che stava per entrare in tabella, gira almeno un paio di volte sul ferro ed esce, rimane ferma a quota 91. D'altra parte Rupi il palleggio, tiro sbagliato. Nel frattempo approfittiamo anche per darvi le notizie dagli altri campi per quanto riguarda il tabellone femminile. È finita la partita tra la Reyer e la Limonta Costa Masnaga, che vede vincente la seconda. La Reyer perde di 20 lunghezze, 34 a 54. Invece si sta giocando la sfida tra Orso Rosa Bergamo e la Peperoncino Libertas. Siamo 50 a 36, a praticamente fine terzo quarto in tabellone femminile, mentre per il tabellone maschile la Quia Basket Trento ha vinto 91 a 40 addirittura contro l'Azzurra Basket Trieste, una delle squadre della regione qualificate qui alle finali nazionali, mentre l'Etrusca Basket ha vinto in trasferta, diciamo così tra virgolette, contro la SMG Basket School per il punteggio di 72 a 78. Avremo poi ovviamente a seguire le ultime 2 partite della giornata da una parte e dall'altra. Qui nel girone di Gorizia avremo la sfida tra Basket Roma e Pallacanestro Bernareggio, mentre se non sbaglio a Udine ci sarà la sfida tra la Olimpia Milano e la Virtus Arechi Salerno, sempre per quanto riguarda il tabellone maschile. Buono tiro libero di Comin, che mentre leggevo le statistiche evidentemente deve essersi portato a casa un altro fallo sul tiro, e 2 su 2 questa volta aggiusta la mano il numero 23. Rischia il fallo ancora una volta Oliveri, chiede calma coach Venturi giustamente anche per gestire un po' il possesso, poi attacca, bellissimo crossover, bella penetrazione, ma bella anche la difesa in aiuto
di Tadini che salta bene sul posto e qui palla persa ancora una volta. Bravo Maurizio a tenere buono il pallone. Crossover abbastanza clamorosi in questa situazione da parte di Bologna. Deve essere al fondo, 2 minuti e 13 da giocare. Rimessa lunga, adesso si trova Rupil con un divario di centimetri di chili, non da poco, contro Maurizi. Vediamo se viene cercato sotto, non sembra, o forse sì, eccolo qui, giustamente. 6 secondi da giocare, attacca l'uno contro uno, non trova, anzi sì, trova lo spazio per il canestro, poi rimbalzo offensivo, gira ed esce sul ferro, anche sfortunato qui il numero 22, maglia Virtus, che si arrabbia con se stesso. Arriva la palla 2 e la freccia premia di nuovo Bologna. Consigliabile tra i due arbitri per capire se fosse palla 2 o avesse prima messo fuori il piede il giocatore di Borgo Manero. In realtà pensavo avesse messo fuori il piede il giocatore di Bologna e quindi la rimessa sarebbe stata attribuita alla squadra in trasferta, invece evidentemente ho visto male io e quindi Bologna porta a casa un possesso extra dopo l'errore in precedenza da sotto di Maurizi. Carico e penetrazione tripla dalla punta lasciata abbastanza libera, sbaglia Gabriele, le mani della Virtus sono abbastanza congelate nel quarto quarto, ma diciamo che quando c'è stato bisogno di segnare la Virtus ha trovato i canestri. Adesso si è fermata a 91 e anche forse calata un po' la concentrazione, come è giusto che sia. Qui c'è tempo un po' per di spettacolo, poi in realtà si scontrano tra di loro. Sbaglia la schiacciata e dall'altra parte sbaglia anche il layup. Qui Borgo Manero, fase un po' bruttina della partita con le due squadre che hanno buttato un po' su la concentrazione. Si arrabbia giustamente direi coach Venturi perché chiede cambia, calma. Ultimo minuto della partita, direi che stiamo solo aspettando il punteggio finale. Bella virata, sbagliato il tiro, ennesimo rimbalzo di Cumin che è arrivato ben oltre quota 10, secondo me anche ben oltre quota 15. Assist anche per il proprio compagno. Non arriverà allora in maniera abbastanza sorprendente visto le percentuali al tiro Bologna quota 100, però comunque 91 e non abbiamo ancora finito, è comunque una cifra notevole per una partita di finali nazionali under 15. Penetrazione, va il canestro da parte di Cavalli, bella penetrazione, deve alzare la parabola ma lo fa molto molto bene il numero 26. Probabilmente ultima azione della partita, meno di falli o palle recuperate, c'è tempo per una tripla sbagliata, rimbalzo di Bologna che va in contropiede 2 contro 2, però direi che saggiamente tiene il possesso. Vediamo se gli sarà chiesto di giocare, sì, gli viene chiesto di giocare perché non si sa mai per la differenza canestro, non trova il tempo per tirare Gabriele e allora finisce così il match 93 Virtus Bologna 77 per la Borgo Manero Basket giovanile. È una partita indirizzata fin dall'inizio però con la squadra di coach Villa che però come dicevo ha avuto il carattere per cercare di rimanere in tempo più in campo più lungo possibile. Poi nel terzo quarto Bologna è andata via e non si è più guardata indietro, direi co-MVP della partita come sono co-top scorer tra Baiocchi e Accorsi, entrambi con 15 punti, 15 punti e 7 rimbalzi e 4 assist il primo, 15 punti e 4 rimbalzi e 2 recuperi il secondo, mentre dall'altra parte per quanto riguarda Borgo Manero ci sono 19 punti, 15 rimbalzi e 4 assist e anche 2 stoppate da parte di Comin, che per quanto riguarda la sua squadra è il mio role giocatore che se le cifre non mi ingannano ha giocato tutti e 40 minuti a disposizione in questo match. E noi ci rivediamo fra una ventina di minuti per il quarto e ultimo match sempre dal parquet della
Salve a tutti in app per le finali nazionali Under 15 maschili.